Accanto a me ci sono Gianmarco Tognazzi e Alessia Barella, che sono i due protagonisti di un film che è uscito ieri sera in tutta Italia. Si chiama Il Ministro ed è una storia di corruzione tutta italiana. Io farei subito vedere forse un piccolo trailer così capiamo di cosa stiamo parlando e poi Gianmarco ed Alessia ci spiegano un po' di che film si tratta. Guardate. Ma tu l'hai vista questa? Ho mandato le foto sul telefonino, è figa. Allora, com'è? Sembra messa bene, però non si vede la faccia. E dai, c'è un culo da paura, è figa. Ho capito, però se poi te faccia in cesso è un cazzo e tutt'uno, no mica? Ti vorrei ricordare che noi siamo nella merda. Se salta questo appalto, noi ci giochiamo tutto. Ma lo sai quanti animali vengono macellati per fare quei croccantini, lo ma sai? Ma che cazzo me ne frega, Rita! Ma Cico è un cane e i cani da che mondo è mondo sono carnivori. Ma tu non puoi imporre mica le tue scelte vegetariane pure al cane. Notevole, no? Notevole un cazzo. Ma lo scherzo. Perché? Come perché me l'hai vista? Oh, è cinese questa. Cinese. Un po'. Quindi che sappiamo di questa? Ha detto che fa l'università e che se la paga facendo la ballerina. Quindi non siamo neanche sicuri che fa l'escort. Stasera c'è un ospite molto importante. Ecco, diciamo che a me servirebbe che tu dopo la cena lo accompagnassi in albergo e passassi la nottata con lui. E qui stasera c'è qualcuno che mi vuole corrompere, vero Franco? Sì, ma non mi permetterei mai. A quel punto l'hai castigata, sì. E certo, no. L'ho portata in albergo con me quella sera stessa. Che mignotta. Adesso dai a mia moglie. Se ne botta. Che c'è, Gasparri? Che mi pare un gran film dal trailer, insomma. Ah, non le è piaciuto? Cioè, non passerà la storia. L'hanno fatto quei due signori. L'hanno fatto con loro due. Non passerà. Dal trailer non mi pare un gran film. Io il cinema, poi può darsi che sarò smettito. Ma andiamo a vedere prima di dare un giudizio. Vabbè, ma insomma, chi si intende? Il cinema è annusa. Per creare un clima, come dire, di cordialità e di... Allora, Gianmarco Tognazzi ha fatto subito arrabbiare Gasparri, questo no, film. No, ho detto che non è amico, ho detto... che è una commedia. È una commedia. Beh, il paese è una grande commedia e il film non sarà una grande commedia, ma è una commedia. Una commedia... una commedia... una commedia black, una commedia pungente che evidentemente colpisce, per cui gli animi si scaldano. E tu fai un imprenditore che deve avere un appalto e per farlo invita a cena questo ministro potente. Ha la fortuna di conoscere, di avere non un'amicizia, una conoscenza, quindi lo può invitare a una cena e cerca di organizzare, di essere il più possibile accondiscendente. Quindi la domanda è quanto siamo ormai inclini noi a essere servili nei confronti non della politica, ma del potere in generale, pur di difendere i nostri interessi. E questo potrebbe essere applicato anche tra un imprenditore che viene invitato a cena da un suo dipendente e via dicendo a scalare. Sì. Quindi non è realmente solo imprenditoria politica, ma è un po' più esteso a questo modo che abbiamo noi di pensare che anche se facciamo una cosa che non è del tutto lecita, comunque siccome la fanno tutti non è così poi grave. Allora, Rita invece è tua moglie nel film e lui ti dà una mano in questa operazione un po' orrenda, diciamo. Ma in realtà io sì, credo di avere il personaggio più orrendo perché mi rendo conto di tutto. Insomma, tra tutti e sei. Sì, comunque mi rendo conto di tutto, ma non faccio nulla per impedire tutto ciò perché mi piace la bella vita, mi piace sono i privilegi, mi piace andare in barca l'estate, quindi nel discorso è appunto che non è per forza qualcosa che riguarda la politica e basta, cioè quanto ci piace dire che abbiamo sempre l'amico importante, quanto comunque questo conta ovunque, cioè se tu vai in ospedale e ti ricoveri, se conosci il primario è meglio, no? Perché avrai, credo che sia veramente qualcosa che si può un allora, po'. Allora sentiamo su questo Caringella, perché questo dato che poi fai lo scrittore, sì. E quindi insomma anche l'idea di raccontare appunto la realtà attraverso no, questi espedienti narrativi. Ma perché la cosa che diceva adesso Rita è molto Rita, Alessia, per fortuna non Rita. È molto interessante. Cioè, l'idea è perché le cose normali in questo paese non succedono? Perché se vado in ospedale come un qualunque cristiano finisce che sto lì per due giorni e nessuno mi si pina. Alla fine conoscere qualcuno, avere la scorciatoia, per noi è diventata una cosa fondamentale.
Ma guarda, se il senatore me lo consente, io andrò a vedere il film, perché mi incuriosisce. A parte gli scherzi. Fate gli scherzi, perché io sono stato... E uno spettatore ce lo siamo presi, Gianmarco. Sono stato, ma io ho 4 figli, una moglie, una suocera, quindi saremo in gruppo. Una famiglia, e devo dire che io pure sono per stato... il voto alle amministrative potrebbe tornare utile, Caringella, questa famiglia. No, dico, andate il primo weekend perché potrebbe essere anche l'ultimo, per ma non per altro, perché per i piccoli italiani si sa che se non incassano il primo weekend non arrivano a vivere la settimana dopo. Ecco, solo... No, fate gli scherzi. Comunque è sportivo Gianmarco Tognazzi, no, dobbiamo dirlo. Mesi e mesi, sarò smentito. Io sono stato magistrato, come sai, nel periodo di Mani Pulite a Milano nei primi anni 90. La cosa che mi ha colpito e che mi sembra che il film riprenda è un aspetto duplice. In primo luogo la sistematicità. Cioè io prima credevo che la corruzione fosse un episodio addebitabile a singoli, quindi un malaffare relativo a situazioni specifiche. Invece nel caso di specie, nelle inchieste che ho avuto modo di seguire, c'era proprio un sistema di corruzione, c'era una legge sulla corruzione. Allora, voglio dire a Gianmarco prevedeva... D'Alessia, che questo signore qui conosce bene il sistema della corruzione. Sì, no, è stato l'estensore materiale a soli 29 anni... Giusto? Della, sì, del mandato di cattura di Bettino Craxi. Sì, ma non lo considero un merito. No, no, ma per dire che insomma è molto tempo che se ne occupa. Mi è capitato di occuparmi di quel processo. No, non è un merito, assolutamente no. È molto tempo che si occupa della questione. Ma infatti per cui, è più sulla corruzione morale. Quello che mi ha colpito è proprio la sistematicità che riguarda non solamente la politica, ma il potere nelle sue varie manifestazioni, evidenziante un problema evidentemente morale, non solamente strettamente giuridico. Esatto. La seconda cosa che mi ha colpito, che il film mi sembra che riprenda, è una commedia pirandelliana che ha sullo sfondo una tragedia shakespeariana, perché personaggi che intervenivano come mediatori, come interlocutori, come personaggi di raccordo, erano davvero personaggi improbabili e di livello in qualche misura discutibile, il che mi fa capire, e questa è un'autocritica che rivolgo nei confronti di tutti coloro che devono combattere la corruzione, che il problema della corruzione non è un problema della politica, un problema giudiziario, un problema normativo, un problema di carattere tecnico, è un problema fondamentalmente culturale. Diceva Falcone, che non sono degno neanche di menzionare, che la mafia e la corruzione sono due facce della stessa medaglia, la mafia è corruzione e viceversa. Sono problemi che si combattono non nelle aule di giustizia, ma tra i banchi di scuola. Cioè la cultura è la vera lotta contro la corruzione. Io devo andare in pubblicità, torniamo subito, continuiamo a parlare di corruzione, continuiamo a parlare anche del caso Magnaci, di Pino Magnaci, che vi avevo annunciato, perché avremo un collegamento da Palermo con, credo che arriverà a trovarci in Groia, che è l'avvocato difensore di Magnaci. Incredibile, ma vero? Sì, non faccia quella faccia che ho fatto. No, pubblicità. Caro Paolo Sottocorona, tutto bene? Sì. Miglioriamo? In che senso? Di giorno in giorno, la tua tempo... salute, mi preoccupo per te. Sì, miglioriamo, pian piano, molto lentamente. Io sto arrivando all'estate da sola, nonostante le piogge, sì, mi sono vestita estiva. Sì. Mi porto avanti col lavoro. No, ma infatti... Il brutto tempo aiuta. Aiuta? Infatti, questo weekend un po' di pioggia. Diamogli una mano, perché Gaspari ha dato una bordata pazzesca, quindi adesso un po' di pioggia. Vado a vedere con amici e però non c'è più. No, non voglio creare. Poteva sentirsi in colpa anche prima, perché ne ha dette tante. No, no, c'è un fatto positivo comunque, tranquillissimo. C'è un fatto positivo perché qualche pioggia c'è, e c'è soprattutto nel pomeriggio, cioè quando si va al cinema. La mattina c'è il sole, il pomeriggio piove e si va al cinema, mi pare che... Perfetto. Meglio di così. Bravo Paolo, buon lavoro, esatto. Hai visto? Quando voglio ce la faccio. Allora, questa immagine ci dà un po', era molto simile a quella di ieri, a quest'ora ancora non c'è nulla, si comincia a vedere qualche traccia di qualche nuvola che si comincia a formare. Ieri poi, nel pomeriggio, ci sono state piogge, qualche temporale addirittura, però tutto si forma sul posto e si dissolve sul posto la sera. Guardate l'insieme delle piogge previste per la giornata di oggi, vedete queste piccole macchie verdi, e segnano o disegnano in qualche modo sia le Alpi che gli Appennini. Significa che il tutto si va a innescare soprattutto sull'Appennino, sulle zone montuose, sulle zone interne, mentre il grigio di qualche velatura comincia a prendere la Sardegna.
Guardate domani, giornata di sabato, ce n'è un po' di più di quelle piogge, sempre pomeridiane, ma sono un pochino più estese e prendono da nord a sud. Le isole maggiori hanno qualche pioggia proprio, anche fuori dal discorso del pomeriggio. La giornata di domenica vede un'intensificazione dei fenomeni sulle Alpi occidentali, vedete quella tutta. Beh, quella sta gufando per la pioggia, Gianmarco Tognazzi in un modo mostruoso, anche Alessia, va bene. Però ci sono, vedete un po' queste piogge, ci sono. Al sud purtroppo c'è il sole domenica, non lo so come la vogliamo mettere, anche nel pomeriggio. Vi faccio vedere però anche... Concentriamoci sul nord, al sud abbiamo vedere la anche... sola. No, al nord qualche pioggia c'è, però vi faccio vedere anche la giornata di lunedì, quando si intensificano i fenomeni sulle zone di nord-ovest e si attenuano un poco invece per quello che riguarda il centro e il sud, sempre con un po' di nuvole. Quindi quando è nuvoloso comunque uno ci va lo stesso al cinema, perché dice dovesse piovere, no? Dovesse piovere! Poi si passa dal freddo al caldo caldo e uno va comunque al cinema con l'aria condizionata per certo, respirare un po'. Certo. C'è un buon motivo per andare al cinema, diciamolo! Quello sempre, per leggere un libro, per andare al cinema, il motivo e il tempo c'è sempre. C'avevo delle foto, ma è più importante parlare del cinema e dei libri, secondo me. Va bene, ci vediamo lunedì con le foto. Lunedì con le foto. Allora, grazie Paolo. Io vi dicevo prima che volevo raccontarvi una storia. In realtà noi abbiamo messo insieme un po' di momenti diversi. C'è un giornalista, è un paladino dell'antimafia, diventa un simbolo, ha una piccola televisione che si chiama Teleiato a Partinico in provincia di Palermo, per molti appunto diventa punto di riferimento, dopodiché all'improvviso arriva un'indagine, questa indagine porta con sé le intercettazioni ambientali abbastanza impressionanti. Lui si chiama Pino Maniaci, guardate. Io non mi sento né un eroe né... Forse un po' incosciente, sì, facciamo quello che ogni siciliano onesto dovrebbe fare. Tu l'hai avuto, chissà, fu una minaccia mia. La vista, proprio una minaccia. Tu lo fai male, a tutti, fratello che siamo. Era impensabile che a Partinico nascesse un'associazione anti-racket e antiusura. E invece è nata. Allora, nel 166, sul 133, poi c'è 66. Sono un po' stato colpito negli affetti, erano le nostre mascotte, due cani della redazione. Gioia, ora succede un bordello, perché ora ne canesce l'ammazzogino bua. Ora ne esce, ma è un atto intimidatorio a pedomaniace, ora ascoltamelo. Però con un piacere la cercherò la prima volta che sono da quelle parti. Un abbraccio ancora. La ringrazio Presidente, è stato molto gentile. Aspetta che mi ha telefonato. Minchia, ti sei toccato? Mi chiedeva il telefono, io mi conto il telefono che mi toccavo perché questa era la mia. Pino Maniaci era considerato una delle icone dell'antimafia. Evidentemente oggi non rifarei quella telefonata, che era una telefonata peraltro di solidarietà contro la mafia. Allora, queste sono le immagini che ahimè lasciano pochi dubbi. Il avvocato difensore di Pino Maniaci è Antonio Ingroia, magistrato molto noto, che adesso fa l'avvocato. E sono in questo momento, c'è l'interrogatorio in corso al Tribunale di Palermo, noi aspettiamo, speriamo che Ingroia riesce a collegarsi con noi. Ingroia ha detto che Pino Maniaci usava un linguaggio molto ruvido e che questo è il motivo per cui insomma, a noi sembrano queste situazioni terribili, ma in realtà i fatti sono meno terribili di quello che possa sembrare, non sono reati soprattutto. Insomma, ci sono varie vicende abbastanza incredibili, anche questa storia dei cani che pare che abbia ucciso questi cani della redazione, l'amante, il marito dell'amante di Pino Maniaci, e lui invece ne ha dato la colpa a un atto intimidatorio della mafia, ha avuto una scorta per questa cosa. Cioè, insomma, la cosa che mi fa veramente impressione, lo chiedo sia a Romano che a Gaspari prima di arrivare a Caringella, è che uno ha la sensazione che non può credere più a nulla, no? Perché se un signore che veniva individuato e visto come qualcuno che faceva una lotta vera, cioè, no? Non ci inventiamo nulla a citare il professionismo dell'antimafia di Sciascia. Sciascia, eccetera. Soprattutto in casi come questi è sempre buona norma andarci molto cauti prima di dare patenti di eroismo, no? Perché è vero, ci sono tanti eroi dell'antimafia, tante vittime, tante persone che hanno pagato con la vita e che si stanno battendo, però aspettando la sentenza, va detto anche in questo caso, eccetera, è evidente che c'è sempre il rischio che chi costruisce un personaggio, a prescindere dal merito delle questioni su questa battaglia,
è sempre corre sempre un rischio importante. Prima di sentire Ingroia, che spero che si colleghi, intanto io vorrei dire che Ingroia ora fa l'avvocato e quindi è giusto che l'avvocato... Vedete le immagini, quelle del tribunale di Palermo, ci sono pure le persone che aspettano la fine. È giusto che l'avvocato di Magnaci lo difenda con gli argomenti più efficaci. Spero che Ingroia, se tornasse a fare il magistrato, non so se, chiedo un parere, no, potrebbe tornare, no? Adesso non credo che sia dimesso. Quando tornerà a fare il magistrato, se tornasse, quando tornerà a fare il magistrato, Ingroia si ricordi di quello che sta succedendo adesso e che quindi usi meno politicamente, pubblicamente, gli strumenti che ora li si stanno ritorcendo. Devo dire contro. Che leggere le dichiarazioni di Ingroia stamattina mi sembrava di leggere, dico una cosa grande, Ghedini. Allora, beh, sarebbe un complimento. Non è reato, questo. Non è, sai, sinceramente, per Ingroia sarebbe sì. Un complimento, io lo prendo come un complimento per Ingroia. È vero, è così. Allora, nel film, tratto da un racconto di Sciascia, Il giorno della civetta, un film celeberrimo, cercano di far passare una persona che era stata uccisa dai mafiosi come ucciso per motivi di corna. E Claudia Cardinale, che interpreta magistralmente la vedova, gli fanno raccontare. Qui siamo al contrario, hanno fatto passare una vicenda di corna, l'uccisione dei cani, per la vicenda della mafia, quindi la nemesi della realtà che si prende la rivincita su Sciascia, potrebbero fare un film al contrario. Detto questo, che devo dire, il problema adesso questa vicenda andrà accertata, attenzione a portare sugli altari le persone, perché noi abbiamo avuto il commerciante di Palermo dell'aeroporto che poi faceva la lotta al pizzo e invece non andava bene. Abbiamo alcuni imprenditori di Confindustria che non sono condannati a niente, non faccio nemmeno i nomi, però eroi antimafia stanno lì, potenza, non potenza, anche oggi ho letto su un giornale, pronto del Rio, ma al porto di Augusta. Lei non fa nome, ma il riferimento è chiaro, si riferisce a Ivan Lobello. Insomma, però non è accusato di niente, però insomma... Però è molto diversa la vicenda di Ivan Lobello, diciamolo, perché... Oddio, ma di fare vedere, non è accusato di niente, però che stava lì forse a chiedere qualche attenzione. Poi c'è stata a Reggio Calabria l'associazione La Gerbera Gialla, che era un'associazione molto rinomata. Voglio ricordare che qualche settimana fa è scoppiata una lite al vertice di Libera, che è un'associazione di fronte alla quale tutti si levano il cappello. Hanno discusso nel direttivo per come gestiscono molti di quei beni che sono stati assegnati, confiscati alla mafia, per la reputazione che l'associazione ha. Però nel direttivo si sono messi a litigare tra di loro, è stata tutta una cosa interna, nessuno ci ha messo il becco. E allora il professionismo dell'antimafia spesso porta, e uno poi casomai questo, c'è la televisioncina, televiato, all'improvviso sembrava il conduttore della CNN mondiale e quindi forse non era un eroe e non è manco poi l'ultimo dei delinquenti, ovviamente è un furbo che non bisognava esaltare. Forse la cosa peggiore è avere Ingroia come avvocato, ma questa è una battuta. Allora, Caringella, un'altra cosa che mi colpisce di questo caso è la piccolezza, no? Cioè i 100 euro in più e meno, 3,66, me ne dai altri 100, cioè una roba che sembra appunto proprio così minima, ma quindi anche in qualche modo inestirpabile, perché più è minima, più è diffusa e più sembra inestirpabile la corruzione. Sì, purtroppo la mafia, al pari della corruzione, sono due fenomeni molto connessi, è un fatto pulviscolare che si annida in qualche misura nel quotidiano, nelle abitudini minute, prima ancora che nei grandi gesti e nei delitti macroscopici. Questo episodio di Magnaci, naturalmente c'è la presunzione innocenza, tutto l'articolo da 25 della Costituzione, ma noi però siamo partiti da alcune immagini 27, che hanno una loro eloquenza. Vedremo se è estorsione, se è cialtroneria, se è millanteria. Certamente è un episodio che fa riflettere sul ruolo del giornalismo e della televisione. Abbiamo avuto grandi eroi, Peppino Impastato, Giuseppe Fava, che hanno dato la vita per informare e per in qualche misura toccare sul piano culturale la mafia, per cui vedere che ci sono momenti in cui la televisione abdica il suo ruolo o addirittura assume un ruolo opposto fa pensare, perché se la mafia è un problema culturale l'informazione è essenziale, perché deve dare ai cittadini certo il messaggio necessario. Sì, prego, Gianmarco. Ma scusate però, un paese che decide, un paese che è a conoscenza di questo problema, no? Che abbiamo forse ormai in maniera diffusa, ma può decidere istituzionalmente di levare l'educazione civica a scuola? Scusate. Tu facevi riferimento a Falcone, no? I banchi di scuola, certo. Però è chiaro che se ai ragazzi, alle nuove generazioni, diamo solo gli esempi di quello che sentiamo nei telegiornali e non uno strumento per capire che ci si può rapportare a... No?
No, alla società, in maniera diversa. Alla società, io sono andato in molte scuole per parlare di legalità, di giustizia, di in qualche misura di magistratura, e ho notato da parte dei ragazzi, dalla mia figlia piccola di 9 anni a quello grande di 17 anni, un interesse davvero fortissimo, perché sono golosi, curiosi, vogliono capire cos'è il Parlamento, cosa sono le leggi, cos'è il reato, come funziona un processo. Noi crediamo che sia un problema di chi deve diventare magistrato o avvocato, ma la giustizia è amministrata nel nome del popolo italiano. La giustizia riguarda tutti e deve essere imparata da tutti. Allora, vediamo un altro pezzetto del film, del ministro. C'è un momento in cui l'imprenditore e il ministro si incontrano per, insomma, mettere a punto l'affare. L'affare, sì, l'affare. L'appaltone. Vediamo. Questi sono i rilievi satellitari di tutta l'area industriale dismessa, sì, dove poi noi andiamo a fare tutta la bonifica, sono 25-26 acri. Oh, ah, c'è pure la... Bene, sì. Bravo. Ma bisogna fare le cose fatte bene, perché di recente controllano, Franco, rompono il cazzo, non si può più lavorare. Sì, ma che scherzi, ho fatto tutte le cose precise. Mi confermi che è tutto quanto a posto, siamo sicuri, insomma, mi sembra che ci sia tutto, quindi io sono abbastanza tranquillo, poi non lo so. Stai scherzando? A posto un cazzo, Franco. Perché? E manca l'allegato più importante. Hai detto... L'allegato più importante, Franco. Ma no, ma su quello stai tranquillo, guarda. Sono stato... Ho fatto come mi hai detto tu, eh? Allora. Ho fatto tutti i tagli da 50. Questi sono i 300.000 d'anticipo, come avevamo detto. Poi chiaramente appena arriva la delibera sull'appalto di 18 milioni, io ti do l'altra metà. Poi mi fai sapere te come li vuoi, se li vuoi così, se facciamo in questo modo, in un altro. Per me non c'è problema, mi organizzo. Allora, hai detto che questo film poteva tranquillamente essere un episodio dei Mostri, il celeberrimo film di Dino Risi del 63. Ti chiedo questa cosa perché cosa vuol dire? Che in Italia in 50 anni non è cambiato nulla? Beh, se pensiamo che Giorgio Amato si è ispirato addirittura a una canzone di De André che era ambientata 200-300 anni prima e parlava di un re che dava la moglie, quindi si potrebbe dire che non qual è cambiata... Canzone? Il titolo è una canzone minore di De André che si chiama La ballata la ballata dei tamburi? Il re fa rullare il re fa rullare i tamburi. Il re fa rullare i tamburi. Vabbè, quindi questo per dire che forse no, il paese non è forse non è molto cambiato. Quello che però noi abbiamo cercato di fare in chiave di commedia, grottesca, eccetera, è quella di disegnare un universo e delle umanità, al di là del tema del film, che sono piccole, che sono un po' vili, un po' misere, un po' dei miserabili, che forse sono anche miserabilmente coinvolti da un sistema ormai dal quale non si riescono a agganciare, mettendoci un po' di pepe, allo stesso tempo cercando di... Cioè non ci sono buoni e cattivi, questo è il no, tema. No, non si salva nessuno. Il personaggio, diciamo, più pulito del film è il cane. Che mangia crocchette vegetariane. Sì, perché gliele impone lei. Le impone lei. Che non si sa che pensa, però. Invece nel finale si sa benissimo cosa. Riesce addirittura a comunicare con un gesto cosa pensa simbolicamente di noi. Romano, va bene, quindi non è la politica sul banco degli imputati, invece però insomma il problema politica magistratura sta esplodendo in queste ore. Abbiamo parlato all'inizio della puntata dell'intervista di Morosini, membro del CSM, che ha detto delle cose molto pesanti sul governo Renzi. Adesso mi arriva un'agenzia che dice la dichiarazione attribuita al consigliere del CSM Morosini.